L'aumento dei voucher e le causali sui contratti a termine, secondo lei come possono aumentare, diciamo, gli italiani a fare figli? Guardi, io non leggo veramente il crescita o decremento demografico legate esclusivamente alle vicende di lavoro. Basterebbe guardare in giro per il pianeta e vedere se il modello di contrattualistica corrisponde alla crescita demografica. Che ne so, faccio un esempio: negli Stati Uniti la crescita demografica è maggiore rispetto all'Italia, ma il mercato del lavoro è meno stabile rispetto all'Italia. Potremmo parlare dei paesi del terzo mondo, ma non avrebbe senso come paragone. Quindi quello che manca è un sistema di welfare complessivo più forte, che in alcune regioni che hanno lo stesso tipo di contratti che ci sono nel resto della nazione c'è un dato maggiore di natalità. Ho fatto l'esempio oggi dell'Alto Adige. Quindi l'elemento importante non è quello, è il sistema di welfare, ma siccome le risorse economiche sono sempre quelle, sono risorse date, tu devi decidere dove investirle. Evidentemente questo investimento prevede delle scelte, per esempio quello di agevolare il mondo del lavoro a far crescere la ricchezza interna per avere risorse da investire sul welfare. Più un'area è ricca, più si investe sul welfare, più nascono i figli. Questo sembra essere una dinamica che basta fotografare l'andamento italiano, ma anche del resto delle nazioni occidentali, e verificarne la sussistenza. Io penso che questo sia un aspetto che vada approfondito, non dal ministro dell'agricoltura, che paradossalmente, faccio una battuta, dovrebbe preoccuparsi dell'inverso, perché in nome della sicurezza alimentare, paradossalmente, meno persone nascono, meno c'è cibo da dover produrre per garantire la sicurezza alimentare. Ovviamente io penso invece che bisogna far crescere la ricchezza e poter dare buon cibo di qualità a tutti, partendo da un gran popolo che è quello italiano, che questa cosa la sa fare meglio di altri. Lei ha parlato delle conseguenze del calo della natalità, ma io le chiedo quali sono, secondo Istat, le cause: i bassi salari, il lavoro femminile troppo precario. Il punto è questo, che se uno non vuole fare figli, è stato ricordato, no? Ha diritto, ovviamente, viene riconosciuto ampiamente, mentre è più difficile se vuole farli. Perché? Perché incontra una serie di ostacoli. Gli ostacoli quali sono? Bene, il costo, i figli costano, e nel momento in cui il costo non viene ammortizzato adeguatamente, la famiglia se lo deve caricare sulle spalle. I figli vincolano in termini di tempo, perché poi alla fine bisogna stargli dietro, e soprattutto vincolano la donna, la mamma, una mamma che ha studiato, che ha lavorato, che si è impegnata seriamente per portare a casa magari anche una laurea, e poi alla fine dice però insomma no. Io ho fatto vedere stamattina l'andamento dei tassi di occupazione in due situazioni, in realtà c'erano parecchie situazioni, ma due limite: le single, le donne single e le donne con un figlio piccolo. Il tasso di occupazione, vado a memoria, di una donna single che abbia la scuola media è intorno al 60%, di una donna che ha la scuola media ma che ha i figli piccoli è del 25%. E naturalmente anche per le diplomate e le laureate il divario rimane, quindi è evidente che avere figli allontana dal mercato del lavoro. E quindi chiaro, noi dobbiamo fare in modo che si renda possibile il poter partecipare al mercato del lavoro. Ho citato l'esempio Bolzano. Bolzano, provincia autonoma, quindi tutti diranno vabbè, autonoma, c'hai i soldi e quant'altro. Però in provincia di Bolzano il tasso di fecondità totale, cioè il numero di figli per donna, differenzialmente dalle altre province italiane, da tutte le altre province italiane, è non solo attenuto nel tempo, ma addirittura è cresciuto un pochino. Vai a vedere come mai, scopri che uno degli elementi fondamentali è proprio il fatto che, agevolato da molte donne che lavorano nel pubblico, e quindi presenza femminile, presenza nel pubblico, maggiori margini di manovra, però i discorsi, le due parole magiche, che sono flessibilità dell'orario e part-time volontario, non imposto, sono indubbiamente largamente presenti. Quindi uno si organizza, e se ha un sistema produttivo, pubblico o privato che sia, dobbiamo lavorare molto sul privato, che vada incontro a queste iniziative, allora si eliminano gli ostacoli, e chi vuole fare questi benedetti figli li fa.